settimane sociali sono sempre state una risorsa di pensiero e anche di azione per la res pubblica, per la cosa pubblica, per la politica, oggi si usa dire per il bene comune. Certo, se la politica non fosse rivolta al bene comune, che politica sarebbe? E questa risorsa non è mai mancata, almeno qui nel nostro paese, a partire dal 1907, anno in cui presero il via, a parte una parentesi, e poi riprese a partire dal 1988 fino appunto alla settimana di Reggio Calabria. Il bene comune, la politica, la res pubblica ha continuamente bisogno di essere sostenuta da un pensiero forte e da opere necessariamente conseguenziali. Anche la settimana di Reggio Calabria si è sforzata di andare in questa direzione. Ecco, e noi ne parliamo stasera, perché l'evento è molto importante per i cattolici italiani, ma penso per tutta la comunità nazionale, e ne parleremo con due ospiti che vi hanno partecipato direttamente. Ve li presento subito, sono qui con me, a partire dalla mia sinistra, padre Antonio Airò di Castiglione Fiorentino, sacerdote da 33 anni, è stato per molti anni parroco a Castiglione Fiorentino, attualmente si occupa della pastorale sociale del lavoro per la diocesi di Arezzo e Cortona Sansepolcro e come delegato della CET della Toscana anche per questo organismo. E poi alla parte opposta, alla mia destra, Andrea Bucelli di Borgo San Lorenzo, docente di economia all'Università di Firenze, ha partecipato anche lui alla settimana dei cattolici di Reggio Calabria con la delegazione della diocesi di Firenze. Io ringrazio i miei ospiti per aver accolto il nostro invito e vorrei partire subito con un breve filmato sulla storia delle settimane sociali. Io ho accennato prima, iniziate quasi oltre un secolo fa, però ecco, un cenno su questa storia bisogna pure mandarlo e lo abbiamo chiesto, e anzi ringrazio molto TV 2000 per avercelo concesso, e quindi mandiamolo subito in onda. Il vecchio non expedit, il divieto di prendere parte alla vita politica, non è ancora stato accantonato. Ma non per questo i cattolici italiani rinunciano a recitare un ruolo da protagonisti nella società italiana di primo Novecento, l'età giolittiana dei manuali di storia. Gli anni in cui la Chiesa italiana dà vita ad un avvenimento destinato ad un lungo futuro, le settimane sociali. Dopo l'esordio, Pistoia 1907, il 1908 ne registra addirittura due edizioni. L'appuntamento acquista subito grande autorevolezza. Conferenze, lezioni, gruppi di studio, una sorta di happening itinerante della dottrina sociale della Chiesa, con temi come economia, lavoro, scuola, sindacato. Intanto però incombe la Prima Guerra Mondiale, prima interruzione nella serie storica delle settimane sociali, ma l'istituzione è ormai collaudata. Si riparte da Roma nel 20, all'indomani della nascita del Partito Popolare, e ancora nella capitale nel 22, con al centro dell'attenzione lo Stato, non certo quello fascista che mette radici dalla marcia su Roma in poi, e nel 29 chiude con la Santa Sede e l'annosa questione romana. Per i cattolici però non sono tempi facili, e anche le settimane sociali smarriscono un po' alla volta il sale del dibattito e del confronto. Si va avanti fino a Padova, nel 34, sulla moralità professionale. Poi un nuovo stop, con in mezzo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale in cui Mussolini trascina l'Italia. Dalle ceneri di un paese prostrato in tutti i sensi risorge anche la settimana sociale. A Firenze nel 45 va in scena il tema Costituzione e Costituente. Sono anni di eccezionale vitalità nel cattolicesimo italiano, che nel 48 respinge in blocco alle urne il pericolo di una vittoria comunista. Dal 46 al 49, in rapida successione, si discute di lavoro, vita rurale, comunità internazionale e sicurezza sociale. Tutti i problemi che la ricostruzione civile e morale della nostra Italia porta con sé. Dal 51 al 62, 12 edizioni spaziano ancora tra economia, impresa, organizzazioni professionali, persino migrazioni e tempo libero. Affrontare l'attualità del momento con lo sguardo rivolto al futuro. Nel 61, durante la decolonizzazione, a Como si parla di solidarietà tra i popoli e stati di recente formazione. Nel 62 a Siena, sotto esame le incidenze sociali dei mezzi audiovisivi.
L'Italia del boom economico è un'Italia i cui connotati cambiano rapidamente. Nuove mentalità e stili di vita, fermenti ideali, tensioni sociali. Anche la Chiesa imbocca la strada di un faticoso rinnovamento, ma le tempeste del 68 non risparmiano nessuno. E il Concilio lascia dietro di sé anche crisi, fratture e incomprensioni. Le settimane sociali si fermano a Brescia nel 1970, 40ª edizione. Il mondo cattolico è troppo incerto, frammentato, ripiegato su se stesso. La nuova pausa si prolunga fino ad un'altra grande cesura storica, il 1989. Una rivoluzione destinata a toccare anche la politica e le società italiane. Condizioni favorevoli al ripristino di un'istituzione, la Settimana Sociale, che per i cattolici ha da sempre rappresentato uno spazio importante di riflessione, in tempi di cambiamenti profondi e veloci. Si riparte da Roma 91 sull'Europa, poi Identità Nazionale, Torino 93, Società Civile, Napoli 99 e Democrazia, Bologna 2004. Tre anni dopo, l'edizione numero 45 coincide col primo centenario delle Settimane Sociali. Si torna per l'occasione a Pistoia per discutere di bene comune, in uno scenario profondamente mutato dall'epoca del mitico esordio. Si parla di globalizzazione, biopolitica, emergenza educazione. La passione, invece, è la stessa di sempre. Il bene comune di Pistoia esige di essere concretamente calato nel vissuto della nostra Italia di oggi. Alla settimana sociale numero 46, Reggio Calabria 2010, il complesso ma fondamentale compito. Ecco, allora cominciamo la nostra conversazione. Prima però vorrei rettificare la presentazione che ho fatto del professor Bucelli. Non è professore all'Università di Firenze in economia, ma in diritto privato. Scuso con il professore. Allora, ora domandarvi come è andata Reggio Calabria mi sembra una cosa scontata, un po' retorica. E quindi io invece vi chiedo quali sono gli elementi importanti che hanno caratterizzato questa nuova settimana sociale, la 46esima. Comincia Airo, prego. Io alcuni elementi che ho vissuto in modo molto intenso sono questi, non entro nel tema per ora, ma si è vissuta in quei giorni a Reggio Calabria soprattutto un'esperienza di ecclesialità ritrovata, gustata, sperimentata proprio, non tanto perché se ne è parlato come oggetto quasi di riflessione, ma come evento che tutti abbiamo sperimentato e di cui mano a mano che la settimana sociale si svolgeva ci se ne rendeva sempre più conto. E alla fine qualcuno del comitato organizzatore l'ha fatto anche rilevare. Quindi è un punto di non ritorno, secondo me, per la Chiesa, questo. Ed è un punto fondamentale, che è alla base poi di tutto quello che si è svolto nella settimana sociale, secondo me di tutto quello che potrà avvenire dalla settimana sociale in avanti. Uno dei segni poi che mi ha impressionato più positivamente rispetto alle precedenti a cui ho partecipato è la dimensione dell'ascolto a tutti i livelli, e a me, così dal mio punto di vista, mi ha positivamente impressionato l'ascolto di vescovi, un'ottantina di vescovi di cui la buona maggioranza ha partecipato ai lavori ascoltando. Quindi una Chiesa che veramente ha manifestato questo bisogno di ascolto reciproco, di ascolto attraverso la percezione e la sensibilità delle varie anime della Chiesa e anche a livello di varie responsabilità nella Chiesa, quello che è la lettura, la percezione dei problemi, il sentire della nostra gente, del nostro popolo e anche dei politici, che non erano invitati a un ruolo particolare, hanno partecipato delle varie correnti, sì, dei vari schieramenti, e alcuni di loro hanno partecipato a quasi tutti i lavori, un buon numero di politici, anche qui non avevano nessuna
nessun ruolo, nessuna possibilità di fare passerella o di mettersi in mostra, semplicemente erano fra gli altri partecipanti. E a me ha fatto di nuovo molta impressione questa dimensione di ascolto, è un buon segno secondo me. Un'altra cosa è la partecipazione straordinaria, non mi riferisco tanto al numero dei partecipanti che era già un segno molto grosso, tant'è che hanno dovuto fermare le iscrizioni perché non c'era più posto. Siamo 1300, vero? 1300 e qualcosa in più, perché proprio si è dovuto fermare per impossibilità di sistemazione logistica. Ma a me ha impressionato ancora di più il metodo con cui si è svolta, che ha permesso almeno a 400 persone di intervenire. Io ho fatto un calcolo proprio così, in un primo momento molto empirico, poi sentendo alla fine dei lavori i vari relatori delle cinque assemblee tematiche, e ognuno ha dato anche il numero degli interventi, e siamo intorno ai 400 interventi, senza contare quelli degli esperti e senza contare quelli ufficiali, quelli già previsti. Ecco, tutto questo è stato frutto di un lavoro sicuramente ben congegnato da parte del comitato organizzatore, che aveva già sperimentato questo metodo nell'arco dei 2 anni con convegni territoriali a livello diocesano, di associazioni, e anche da parte di istituzioni ecclesiali che hanno sollecitato, preso l'iniziativa. Quindi questo sicuramente ha preparato e ha dato poi i suoi frutti nei giorni in cui la settimana sociale si è svolta a Reggio Calabria. Io direi che queste sono un po' le cose. Questi 3 elementi, quindi l'ecclesialità, l'ascolto e la partecipazione reale, concreta, che ha dato un clima di gioia, anche di soddisfazione un po' abbastanza generalizzato. Professor Buselli. Per impressioni, i suoi elementi che ha colto. Per me era la prima occasione di assistere ad una settimana sociale, quindi non avevo termini di confronto e paragone. E tuttavia anch'io ho notato questo spaccato della Chiesa italiana, fatta dai vescovi, dai presbiteri, ma dai laici. Era una maggioranza laici, nettamente. In questa condizione di ascolto, di dialogo partecipato, in una sede scelta non a caso, perché Reggio Calabria è una città che reca segni di sofferenza evidente, di un sud alla ricerca di un percorso di riscatto, ecco questo. Guardando il video che avete trasmesso, io mi sento di rilevare una grande continuità nella sequenza delle settimane sociali, una continuità nel senso di attenzione della Chiesa alla storia di questo paese. Sempre questa attenzione che in questo momento particolare del nostro paese si è fatta attraverso questa settimana sociale particolarmente acuta. E a proposito del metodo con cui è stata preparata e proposta questa settimana sociale, mi sembra di dire che è stato un metodo ispirato ai principi, soprattutto della dottrina sociale della Chiesa, ma insieme anche attento a cogliere i problemi reali di questa nostra Italia. E tanto è vero che è stata fatta anche una cernita, una scelta di questi problemi. Non è che si è parlato di tutto e di più a Reggio Calabria, si è fatta una selezione, si è fatto un elenco di problemi e su quello ci si è misurati. Problemi di pressante attualità, dalla mobilità sociale al lavoro, all'impresa, all'educazione e così via, al problema della riforma istituzionale, ma su un numero chiuso di problemi ci si è misurati nelle assemblee plenarie, ci si è misurati nelle assemblee in cui si discuteva dei singoli problemi.
e in maniera allargata e partecipata. Quindi il metodo io credo che sia stato trovato nella formula più corretta e più giusta. Quanto alle soluzioni a questi problemi, che sono i problemi di oggi, che sono problemi delicatissimi e complessi, non c'era da aspettarsi da un'assise del genere delle risposte, delle soluzioni tecniche. Sono uscite delle direttrici e delle direttive, questo sì, delle indicazioni, che poi hanno bisogno di essere attuate anche capillarmente, a più livelli, nelle diocesi. E qui io vedo un problema per il dopo la settimana sociale, o una missione per il dopo la settimana sociale, cioè come portare quei contenuti e quella ispirazione nella realtà sociale di questo Paese. Ecco, io nel presentare il tema ho... diciamo azzardato con il termine risorsa, ecco, ma sulla base di quello che avete vissuto in quei 3 giorni, ma è azzardato il termine risorsa per la settimana di Reggio Calabria in generale, ma soprattutto per quello di cui stiamo parlando, o no? Io credo di sì, almeno sotto 2 aspetti. Uno dal punto di vista di pensiero, c'è una povertà di pensiero, pensiero condiviso, di pensiero confrontato e di invito a pensare anche, cioè di non solo durante ma anche cogliere l'importanza di questo. L'altro aspetto è, mi ricollego anche a quello che dicevo prima, l'ecclesialità, ma a un'esperienza di spirituale, cioè di cogliere che la spiritualità è qualcosa di concreto. È veramente quella capacità di cogliere come il Vangelo, la nostra vocazione e missione è quello di leggere in un'ottica evangelica ciò che sono la vita nelle sue cose più concrete. Professore? La settimana di Reggio partiva da un interrogativo di fondo e anche molto stringente, e cioè: può ancora l'Italia servire al bene comune? Ha ancora senso questo Paese così com'è attualmente? E a questa domanda si potrebbe pensare che sia stata data una risposta scontata e positiva. Non è stata data una risposta scontata e positiva. Questo segnala che la settimana sociale si è mossa in una chiave estremamente realistica, perché ne è uscita una risposta sia affermativa ma condizionata. L'Italia può ancora servire al bene comune se si fanno certe cose, se si fanno certe scelte anche coraggiose, anche dure. Allora, ora abbiamo preparato un servizio che poi in definitiva sono 2 interviste colte al convegno di Arezzo che si è tenuto nel settembre scorso in preparazione proprio a questa giornata. Questo può servire anche per un confronto fra quello che già si diceva 2 mesi fa e quello che è successo poi in effetti a Reggio Calabria. Ecco, sono le interviste al presidente dell'Azione Cattolica Alicci e al presidente delle Acli Bianchi Tele San Domenico, le ha riprese, ecco, sono qui e ringrazio Tele San Domenico per avercele concesse. Prego la regia. Conosco le tue opere. No ai cattolici politici di professione, sì a un nuovo codice etico per chi si impegna per il bene comune. E questo è uno degli spunti più interessanti emersi dall'incontro organizzato da Azione Cattolica e Acli Aretine sul tema i cattolici nell'Italia di oggi. Protagonisti della serata i 2 ex presidenti nazionali di AC, Luigi Alicci, e delle Acli, Giovanni Bianchi. Per i due, in una fase di stallo come quella che sta attraversando la politica italiana, tocca proprio ai cristiani farsi carico di una svolta. È necessario darsi certamente un nuovo codice di comportamento con delle forme profetiche assolutamente nuove di cui la società ha un grande bisogno, a cominciare da un rifiuto netto nei confronti del professionismo della politica e che si spenda perché ci si possa impegnare per un certo periodo della vita dichiarato in maniera
precisa, in modo che la politica non sia una professione e la classe politica non tenga in ostaggio il paese per tutta la vita. I cattolici oggi hanno una vera rappresentanza politica? Come tali no, anzi questa è la storia del nostro paese, la stessa Democrazia Cristiana non è mai stata il partito dei cattolici ma un partito di cattolici, e quando Sturzo fondò il Partito Popolare si rivolse ai liberi e forti, e però questo ci lascia il problema, al di là delle forme partito, attraverso le forme partito, di una politica di ispirazione cristiana. Ecco, ora il titolo della settimana di Reggio Calabria era un'agenda di speranza per il futuro del paese. Ecco, ce la fate a ricostruire un po' questa agenda? Sarà un'agenda lunga, ma non c'è la pretesa di scandirla tutta, ma le cose principali ce la potete ricostruire questa agenda? Padre Airò. Si calcola, almeno così in uno studio che abbiamo fatto alla Consulta Nazionale alla fine di ottobre, che siano 15 punti emersi. Tra l'altro ci siamo impegnati con qualcuno del comitato che ha organizzato la settimana sociale a cercare di fare una scheda proprio di questi 15 punti, una scheda che possa essere usata come scheda didattica sia per lavoro, per portare in modo più facile nelle chiese locali, nelle associazioni, a tutti i livelli, ma anche come punto un po' certo con, dal quale partire per un confronto con le istituzioni, con i vari interlocutori nella società, per arrivare anche a quei passaggi un po' di concretezza che sono stati fondamentali durante la settimana sociale, come diceva già il professore prima. E questi 15 punti io non posso enumerarli prima di tutto perché non c'è ancora questa lista definitiva ed è bene che aspettiamo il testo che si sta preparando, per evitare, bastano delle parole diverse e qualche volta poi nella comunicazione si innescano confusioni o interpretazione distorta. Però posso dire alcune cose che sicuramente sono emerse. Intanto la prima cosa è che i 10 punti che il documento preparatorio proponeva a verifica proprio, una verifica, ci è stato chiesto esplicitamente: questa cosa va bene o no? No. Va accettata e viene presa, viene assunta come cosa che riteniamo importante, oppure no, c'è da prendere qualche altro aspetto della stessa problematica. Quindi ci sono grosso modo quei 10 punti proposti con sfumature con aggiunte o precisazioni più particolari, però ne sono emerse almeno altri 4-5 appunto come proposte anche aggiuntive, sostenute e accettati un po' da tutti i partecipanti. Ma provo a dire alcune aree di questi 15 punti. Tematiche, diciamo. Per esempio, rispetto al lavoro, ridurre la precarietà e i privilegi sul lavoro, ridurre la pressione fiscale sul lavoro e spostarla in modo più equo sulle rendite, mettere mano a una nuova legge, ora passo ad altre tematiche, vado avanti così senza specificare, mettere mano a una nuova legge elettorale che garantisca almeno la scelta da parte del cittadino, di chi viene eletto, le preferenze, e poter anche avere un controllo anche poi sull'eletto. Una politica concreta ed efficace per la famiglia, a partire dal quoziente familiare, alla questione del problema lavoro-famiglia, lavoro-festa.
puntare su una maggiore democrazia interna dei partiti che permetta partecipazione vera e promuova partecipazione, fino al punto di arrivare, citando Don Sturzo, a proporre che i partiti diventino delle associazioni pubbliche con bilanci, e quindi qualcosa di molto più aperto, di meno chiuso al suo interno. Nell'educazione, partire dalla questione fortemente riconosciuta della crisi dell'adulto, cioè c'è una generazione di adulti che devono ritrovarsi e devono, semmai attraverso un intervento formativo, essere sostenuti a ritrovare il proprio ruolo di educazione sia nella famiglia sia negli altri ambiti. L'ambiente da salvaguardare, la sostenibilità dello sviluppo, la gestione dei beni comuni, non solo il bene comune come meta verso la quale viaggiare, ma anche incominciare concretamente dai beni comuni, riconoscere l'Italia e trovare il modo che garantisca che questi beni comuni non diventino oggetto di speculazione che poi portano anche a far mancare a chi è più debole questi beni. Approfondire e governare il bisogno di flessibilità e mobilità per evitare che diventi esclusione e precarietà anziché opportunità, cioè questo è anche interessante, nell'Assise è venuto fuori questo, la mobilità e la flessibilità non solo sono necessarie ma sono anche, possono essere anche positive, possono essere occasione di opportunità. Però bisogna, anche alla luce di quanto è successo finora, evitare che continuino semmai a diventare motivo di precarietà. Il ruolo enorme dei media, ecco, questo è venuto fuori proprio nuovo, non c'era nel documento preparatorio, uno dei temi nuovi emersi dall'Assemblea, renderli strumenti positivi di formazione indiretta anziché il contrario come oggi vengono percepiti e di fatti sono, il diritto all'informazione, a una vera informazione, il piano regolatore sociale, anche questo è stato interessante come proposta concreta, già sperimentati in alcuni comuni, per evitare la ghettizzazione, cioè di chiudere in quartieri quelli che sono ghetti, i ghetti, appunto, la ghettizzazione degli immigrati, eccetera. Ecco, credo questi sono un po' alcuni temi che saranno precisati proprio da questa scheda, come dicevo prima, che ci permetterà di fare quello che forse nelle settimane sociali precedenti è un po' mancato, il dopo. Cioè questa volta sia il come si è svolta, sia quanto ha generato e ha portato proprio veramente a un'agenda, ci può veramente mettere in condizione di una settimana non fine a se stessa ma che continua. Un'agenda di lavoro, veramente. E l'agenda del professore? Ma ora molte cose la città di Airò. Molte cose le ha indicate padre Airò e io mi limito a riportare l'impressione che ho avuto a Reggio. Faccio soltanto questa riporto soltanto questo elemento. L'applauso, uno degli applausi più forti che sono risuonati nel Teatro Regino nel momento in cui sono stati riportati i contenuti delle assemblee, delle sessioni tematiche in assemblea plenaria, è stato l'applauso che ha accompagnato per esempio e tra l'altro la richiesta di una maggiore democraticità nelle organizzazioni partitiche, nei partiti, il che si ricollega alla richiesta pressante di una rivisitazione della legge elettorale, ma la vita stessa dei partiti ha bisogno di una rivisitazione, di un ripensamento. Ma poi ancora l'impressione che ho spesso avuto è che se anche un decimo di queste proposte e di queste idee fosse calato nella nostra realtà sociale ed economica avrebbe un effetto dirompente. Basti pensare ad un altro messaggio forte che è uscito da Reggio Calabria, cioè l'idea di slegare la mobilità sociale.
Tutti ci accorgiamo di quanto questa società e questa organizzazione anche economica sia bloccata, cioè è molto difficile cambiare condizione sociale dal momento in cui si nasce al momento in cui si muore. Questo è un'evidenza, basta guardarsi intorno. Quindi molte degli elementi che sono emersi sono proposte ed elementi forti. Certo, mi domando quanta forza, quante gambe potranno avere queste proposte. Certo è che la presenza della Chiesa, l'attenzione della Chiesa tutta, dai vescovi ai laici a Reggio Calabria, fa ben sperare da questo punto di vista. Cioè, tutto lascia pensare che questi messaggi forti, anche queste proposte puntuali, possano almeno per un tratto di strada camminare. Pensate che il messaggio che scaturisce da Reggio Calabria possa penetrare piano piano anche nelle istituzioni, nella società, nei sindacati, possa penetrare nella società, perché il problema, ora lo poneva il professor Buscelli, è proprio quello di generare qualcosa di movimento nella società italiana, nella politica, diciamo pure, per il bene comune. Pensate che questi elementi abbiano la forza di penetrare piano piano, certamente senza correre, ma insomma nella cultura contemporanea. Pensate che sia possibile questo? Io credo veramente di sì, per due motivi in particolare. L'uno, perché non si è fatto un'agenda di lavoro perché le cose cambino, ma di impegno nel quale ci si sente come cristiani, come comunità cristiane, come parrocchie. Si è stati molto severi anche nell'autocritica, diciamo così, di riconoscere alcuni ritardi su diversi temi. Mi ricordo in modo particolare sul tema anche dell'immigrazione, l'accoglienza degli immigrati, dove i principi sono ben chiari, però poi anche nelle nostre comunità la resistenza, la diffidenza fino al rifiuto spesso poi si consuma nella concretezza del quotidiano. Quindi questa consapevolezza che è venuta fuori nella settimana sociale, che siamo una comunità cristiana di uomini e donne, mi riferisco in modo particolare a un laicato veramente che comincia a ritrovare il senso di se stesso, del proprio ruolo nella Chiesa e nella società, proprio perché avvenga quell'innesto del lievito del Vangelo, di una fede incarnata, cioè quello che è emerso non solo perché i temi sono messi in sequenza o sono stati individuati, ma su questi temi è emerso la consapevolezza che c'è una propria responsabilità, una chiamata, una vocazione a fare la nostra parte dal di dentro della società, evitando sia gli integralismi sia chiusure intimistiche, ma una fede incarnata. Professore, però uno dei problemi che ormai da 10, forse 20 anni, che ha un po' diciamo impressionato nella Chiesa era la divisione dei cattolici, cioè di queste cose non se ne parlava nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle associazioni cattoliche, perché i cattolici erano divisi. Quindi come si fa a metterli insieme, come si fa a farli parlare, a farli dialogare insieme? Ma si può superare questa problematica così anche incresciosa? Ma io francamente sposerei l'atteggiamento realistico della settimana sociale, cioè non mi farei illusioni, primo punto. Quindi la settimana sociale è stata un appuntamento rilevante, ha dei frutti da dare senz'altro se chi c'era e chi ha buona volontà di dare una mano continuerà a lavorarci su, però io continuerei a essere molto realista e direi questo,
L'Italia, come tante volte si è sentito dire a Reggio, ha bisogno di riprendere a crescere, non solo economicamente però, perché lo sviluppo economico non c'è se si trova una formula, se si trova una soluzione meccanica. Lo sviluppo anche economico c'è se c'è uno sviluppo di un fattore, che è il fattore umano. Ecco. Quindi lo sviluppo economico, lo sviluppo integrale di questa società presuppone una evoluzione e una crescita umana, cattolici e non cattolici, certo. Credenti e non credenti. Di questo ha bisogno il nostro Paese. E io credo che in questo tessuto sociale, e questo tessuto sociale che conosce adesso le sue difficoltà, le sue lentezze, i suoi ritardi, questo tessuto sociale ha bisogno, ha sete di esperienze e di testimonianze vissute sul campo di cristiani che vanno alla domenica in chiesa, ascoltano la parola e poi vivono questa parola. Allora, siccome ci avviamo alla conclusione, il tempo purtroppo vola in televisione, e il titolo l'ho ricordato prima, un'agenda di speranza per il futuro del Paese. Mi sembra però di cogliere dalle vostre relazioni, chiamiamole pure così stasera, della settimana sociale di Reggio Calabria, che veramente c'è una speranza di futuro per il nostro Paese. No, se io mi metto nei panni dei telespettatori, dalle vostre parole scaturisce una speranza di futuro, non immediato, purtroppo, i giorni che attraversiamo li conosciamo tutti, però parliamo di futuro, si può veramente parlare di speranza per il futuro? Airo. Io credo proprio di sì e condivido molto quello che diceva il professore completamente, l'ultimo intervento del professore su questo realismo e della ferialità della settimana dove la parola o diventa anima e trova carne nelle scelte, oppure rischiamo di continuare a essere marginali o comunque insignificanti rispetto alla storia poi. Io vorrei, semmai più che fare ragionamenti, richiamare alle esperienze che ho fatto delle settimane sociali precedenti. C'è un processo nuovo che è iniziato in questa settimana sociale, fra le persone che erano lì, 1200 laici circa, di tutte le anime della Chiesa, che per la prima volta hanno vissuto di più il senso di ecclesialità, dicevo all'inizio di questa serata, il senso di essere Chiesa, il senso di una responsabilità in quanto comunità cristiana, che ha una ricchezza di anime, di accentuazioni, ma questa è sempre più scoperta come ricchezza e non come motivo di divisione. Questo è emerso nell'esperienza vissuta. E io mi ricordo, solo quella di Bologna per esempio, ricordo gli applausi erano per schieramento, proprio, in base a quanto l'intervento veniva identificato da una parte o dall'altra. Cioè a me il segno più grande di questa speranza per il futuro è che i cristiani hanno ritrovato il senso di se stesso, senza livellare nulla, riconoscendo le diversità al loro interno o percependolo almeno, è solo l'inizio di un processo, forse non è razionalizzato, non è ancora maturo, però è un po' come un dono dello spirito che ha innescato un processo nuovo. E quindi questo secondo me veramente permetterà una stagione nuova, realistica, vera, non più nei partiti per essere più divisi degli altri a seconda degli schieramenti, ma mettendo al primo posto chi siamo e qual è la nostra responsabilità nella società. Poi le diversità, e semmai incominciando a dare anche qualche elemento di testimonianza in ordine alla capacità di ascolto reciproco, di confronto, pronto, anche forte, ma per arrivare a delle sintesi che siano veramente in ordine al bene comune e a un cammino che di sviluppo e sviluppo integrale nel senso completo che diceva il professore Pio. Professore, speranza per il futuro. La
La speranza c'è ed è basata sia sulle forze delle persone, sulle energie positive, ce ne sono tante, delle persone vecchie, giovani, sia anche in una chiave cristiana, perché io voglio riprendere l'osservazione di prima. Quando le persone in qualsiasi contesto sociale si pongono alla sequela di Cristo, cambiano la vita. E allora noi abbiamo bisogno di imprenditori cristiani che, senza essere targati, si comportano come tali. Noi abbiamo bisogno di genitori cristiani che, senza essere etichettati, si comportano come tali. E abbiamo bisogno, non ultimo, anche di politici cristiani che si comportano come tali, senza sbandierare necessariamente questa posizione. Io penso che questo sia un solco di speranza che può diventare profondo, che può aiutare veramente questa nostra comunità. Ci fermiamo qui, io ringrazio molto i miei ospiti, vorrei dire una parola ai nostri telespettatori, dopo aver ascoltato sia padre Airò che il professor Buscelli, insomma domani smettiamo di essere così pessimisti come sentiamo camminando per le strade, va tutto male, succede il finimondo in Italia. Ecco, cerchiamo di tener conto di fatti che succedono anche di bene, perché non succedono solo fatti aberranti, succedono anche tante cose buone, e molte di queste cose buone ci auguriamo che continuino a manifestarsi nel futuro grazie anche all'apporto di queste risorse come sono le settimane sociali dei cattolici, l'ultima, ne abbiamo parlato fino ad ora, la settimana di Reggio Calabria. Io ricordo di questa puntata, dono ai miei cortesi ospiti un bellissimo libro d'arte, parliamo anche di arte perché l'arte ci aiuta anche a sperare, no? in tutti i sensi, Arte Moderna di Arezzo, è stata stampato ultimamente, un bellissimo libro, ve lo dono volentieri a ricordo di questa puntata. E a telespettatori ricordo le repliche di Segno 7, come sempre il sabato e la domenica rispettivamente alle 17.30 e alle 12.15. Di Segno 7 si replica anche a Tele San Domenico, la televisione cattolica di Arezzo, e vanno in onda le repliche il venerdì e la domenica rispettivamente alle 21.20 il venerdì e alle 15.50 la domenica. Ora vi do il programma di mercoledì prossimo 24 novembre, un nuovo tema, le opere di Carmelo Librizzi. Ospite in studio, professoressa Maria Grazia Cutini. Prima di lasciarci, vi ricordo anche Segno 7 News, il notiziario delle diocesi di Fiesole e di Arezzo, Cortona, San Sepolcro, come sempre va in onda il venerdì, il sabato e la domenica, rispettivamente alle 17.30, poi il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Il notiziario che è curato da Vincenzo Caldarella con la collaborazione di Linda Gambassi. Allora ci salutiamo, ancora grazie per essere stati con noi, arrivederci a mercoledì prossimo.